Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel pagellone della 22esima, mi sembra, giornata di Serie A. Prima di iniziare però vi invito a lasciare come sempre tantissimi mi piace qualora voi vogliate, anche la giornata successiva, perché non mi ricordo che giornata siamo. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, simonesicolf_official, e noi come sempre partiamo subito. Voto 0 all'arbitraggio di Maresca in Roma-Milan. In tutto il primo tempo Maresca sbaglia falli da una parte e da un'altra, fischiando ogni cosa per Nicolò Zaniolo come se avesse un conflitto aperto con la madre. Successivamente sbaglia tutto e gravemente dalla parte opposta. Alla fine dei fatti manca un calcio di rigore al Milan e un cartellino rosso a Pellegrini per secondo giallo. Maresca stavolta è proprio da zero. Voto 1 all'Inter 2019, che ancora non vince, e la sconfitta casalinga contro il Bologna ne è il segnale più chiaro. Luciano Spalletti alla fine addirittura lancia il suo solito segnale alla società, il suo solito pallino, mettendo Ranocchia in attacco, come a dire guardate che mercato mi avete fatto. Sono cose che fa, le fa sempre. L'Inter però sta crollando e l'uno se lo merita. Voto 2 alla difesa della Juventus. Dovevano saperlo che perdere Benatia e sostituirlo con Casares e vedersi spaccati Chiellini e Bonucci non poteva aiutare, e difatti alla prima occasione in casa contro il Parma ne prendono 3. La Juventus comunque davanti è fortissima e non è squadra che perde facilmente. 3-3 finisce, 2 punti buttati, e soprattutto dietro Casares e Rugani insieme non possono giocare. Voto 3 al Cagliari, una vittoria in 12 gare. Mamma mia ragazzi, quanto sta facendo male il Cagliari. La sconfitta casalinga contro l'Atalanta ci poteva stare in un altro contesto, ma viste le ultime 10-11 partite, bisognava per forza fare qualcosa in più, quel qualcosa in più che alla fine non arriva. Il Cagliari perde ancora e adesso rischia tantissimo. Voto 4 a Simone Zazzi e alla sua involuzione, perché oggettivamente non se ne può più. Zaza fa male, ancora e ancora. Zaza non riesce più a trovare quell'equilibrio che aveva mostrato a Sassuolo, a Reggio Emilia. E adesso assolutamente deve tornarci se vuole tornare ad essere quel giocatore che noi tutti conoscevamo. Valencia prima e Torino poi. Non si riconosce più il Simone Zaza che noi tutti ci aspettavamo di vedere. Voto 5 a Spal Torino, cattiveria e basta. Un po' per colpa dei giocatori che picchiano e basta. Un'altra po' è colpa però dell'arbitro che non lascia mai correre, che non lascia niente al caso, che ogni secondo fischia un fallo, che ogni secondo blocca tutto. Spal Torino 0-0 è stata una delle partite più noiose della Serie A e anche la più cattiva fino a questo momento. Voto 6 alla passerella che Ancelotti dà a Marek Hamsik. Questa è la differenza di signorilità tra Spalletti e Ancelotti. Spalletti che, nonostante tutto San Siro invochi l'ingresso di Francesco Totti all'ultimo alla Scala del Calcio, decide di non metterlo. E dall'altra parte c'è Ancelotti, che lo mette dal primo minuto, nonostante Hamsik in questo momento non faccia parte degli schemi tattici dell'allenatore. E non solo, lo leva addirittura un quarto d'ora dalla fine per fargli prendere la meritatissima ovazione per 11 anni di carriera. Hamsik diretto in Cina ed Ancelotti da applausi, anche se poi effettivamente Hamsik l'hanno tenuto, ma questa è un'altra storia. Voto 7 alla cattiveria del Napoli, che si è preso 2 posizioni intanto. Il Napoli cattivo non lascia niente al caso. 3-0 secco alla Samp, non segna Quagliarella, si ferma qui il record, ma soprattutto è un Napoli che non perde tempo, che recupera 2 punti alla Juventus e che guarda solamente dritto. Voto 8 alla rimonta del Parma, che per molti è passata inosservata, ma assolutamente una menzione la merita. Da 3-1 a 3-3 grazie a un super Gervinho con un gol all'ultimo. Ok che la difesa della Juventus sta scricchiolando come non mai, ma per fare questa rimonta ci volevano le palle, e le palle ce le hanno avute. Voto 9 al debutto di Siniša Mihajlović sulla panchina del Bologna. Perché è vero che il Bologna non stava facendo benissimo, è assolutamente vero, ma alla prima fuori casa, in casa dell'Inter, il Bologna si riporta in Romagna 3 punti importantissimi. Finisce 0-1, basta il gol di Santander. Per i rossoblù, 3 punti d'oro che riaprono la questione salvezza. Complimenti Siniša, complimenti sergente. Voto 10 all'Atalanta, a meno 1 dalla Champions. Perché se è vero che Milan, Roma e Lazio per forza devono lottare per un piazzamento in Champions, questo non si poteva dire dall'Atalanta, che a inizio anno aveva sentito Gasperini dire così: dobbiamo rivedere i nostri obiettivi, l'obiettivo di quest'anno è la salvezza. E poi che cosa è successo? È successo che Gasperini è sempre Gasperini, e alla fine l'Atalanta parte con una rimonta impossibile, che in questo momento vede la squadra bergamasca solamente a un punto dalla zona paradiso.
Questo, ragazzi, era il pagellone della giornata di Serie A appena passata. Fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando, con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se vi dà più, vi invito a lasciare un mi piace, in caso contrario un dislike. Seguitemi su Instagram, Simone Sicco, @official. Buon shalala, allene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video. Prima di chiudere il video, regalami qualche secondo. Devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione, e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì. Le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita, il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14, 17, 21.